materia, energia e pensiero. Chissà a casa di chi saremo. Materia, energia e pensiero. Siamo a casa di Massimo Fagioli. Abbiamo tutta Roma a 360 gradi, se si può dire, anche perché ci sono degli altri terrazzi ancora più alti dove veramente si domina la città. Ma prima di parlare di questa bellissima casa, di questo terrazzo, io vorrei sapere perché materia, energia e pensiero. Sono tre parole che sono venute da poco, da poche settimane, forse da qualche mese, non saprei, ma non è importante perché vengono idee che vengono di giorno in giorno, direi, se non di settimana quando scrivo. E quelle sono la verbalizzazione, l'essenziale di tutta una storia di vita o in particolare della scoperta detta teoria della nascita. Cioè, la vita umana non comincia col respiro. Scusate le parole forti. Dire che comincia col respiro è un difetto di pensiero. Perché il respiro ci può stare soltanto se si muovono i muscoli. I muscoli si muovono soltanto se funziona il cervello, la sostanza cerebrale. Quindi, alla nascita, lo stimolo deve essere sulla sostanza cerebrale. Le uniche finestre che aprono all'esterno sono gli occhi che non si possono toccare. Quindi il rapporto della sostanza cerebrale non può essere con un'altra materia, deve essere per forza con un'altra cosa che si chiama energia, cioè la luce. Questo è dimostrato anche dai studiosi biologi e non i psichiatri di Bologna e Milano. Hanno calcolato il tempo necessario perché la sostanza cerebrale della retina si metta in movimento per fare che una sarà modificazione. Piccolissimo, è un milione di miliardi di secondo. Difficilissimo calcolare qua. Pochissimo. A proposito di nascita, io mi avvio a guardare sì. A guardare proprio dal parapetto del terrazzo. Come nasce questa casa? Questa casa nasce da una mia esigenza di muovermi. Prima stavo in quei bellissimi appartamenti di via del Pellegrino vicino a Campo dei Fiori. Uh-huh. E lì sono stato per ben 14 anni. È venuto fuori come un'esigenza di cambiare, di modificare, di fare qualcosa. L'occhio cadde su questo. Magari, dissi insieme al figlio, a riuscire ad arrivare lassù. Come dire che questo aveva anche tutto un significato di arrivare a fare altre ricerche, andare più a fondo, eccetera. E casa ho voluto che era in vendita immediatamente acchiappata, ma era desolata, era abbandonata dalla proprietaria che se n'era andata in Inghilterra, eccetera, per fatti personali suoi. E quindi c'era soltanto qualche pianta secca, lì dentro non funzionava assolutamente niente, insomma era una soffitta abbandonata. Ed è diventata un Eden. Alle mie spalle c'è un tavolo e un'installazione, davanti su questo tavolino un'altra creazione, certo, che tu hai fatto materialmente, hai pensato. E lì è accaduto che un gruppo di architetti a un certo momento ha cominciato a chiedermi delle cose. Perché non fai questo? Perché non fai questo disegno? In verità la cosa comincia con Diavolo in Corpo, quando gli architetti si accorsero che io sapevo fare le immagini. Costruivo le immagini, creavo immagini nuove, cosa sì, che dice anche Bellocchio nella cosa, che io avevo l'immaginazione, adoperavo gli attori, non per descrivere un comportamento, ma per creare un'immagine nuova,
con il movimento del corpo degli attori. È affascinante questo. Sì. Questo è scritto. Qui in casa ho fatto le fotografie, disegni in questo rapporto splendido con la nascita delle nipotine volta per volta, adesso sono quattro. Allora andiamo dentro a vedere queste cose. Siamo entrati passando da uno studio dove poi ritorneremo. Questa è una sala da pranzo piena di questi famosi disegni di cui stavamo parlando prima. Sì. Cominciamo a parlare così, tipo i primi che ci arrivano vicini. Quello. È la composizione tra fotografia e disegni miei. Uh-huh. Questo lo feci su un autobus in Egitto. E rappresenta tutta l'immagine del volto della prima nipotina quando era nell'utero. L'ho immaginata così. Questa è quando era nata col sorriso. Questo ovviamente è il nome. Ginevra, io la chiamavo Veva perché lei si chiamava da sola, come ti chiami? Veva. E così Veva prima. Quella è già un po' più adulta quando c'è qualche trapasso, quindi un po'. E poi diventa il volto adulto. Tornando a quest'ambiente, una cosa che mi colpisce, a parte altri disegni, molte fotografie, è il colore. Il colore. Quanto è importante nella tua vita il colore? Non lo so, a me viene così, lo faccio così. Qui va bene il verde, molto ha colpito questa parete sì, rossa. Sì, sì. È venuta così. Questa deve essere una parete rossa e non ci ho messo niente. Assolutamente niente intoccabile. Preferisci... Cosa significa? È una ricerca detta psicanalitica. Preferisci riempire tu una casa o vuotarla? Cioè ti piace... No, vuotarla no, riempire no, viene così. Da tutto, una volta vengono le fotografie, una volta viene il disegno, una volta viene il quadro, una volta devo sistemare, mi regalano il lampadario. Si riempie, per cui adesso non posso... ricevere più regali perché non c'è più ormai niente. Non ci sono più posti. Non ci sono più posti. Ma quando tu compri qualcosa invece che sia un oggetto diciamo di pratico o comunque un oggetto, compri sull'istinto? Chiedere a uno psichiatra se lui compra sull'istinto, se è un istintivo è una domanda. Sostengo che l'essere umano gli istinti non ce l'ha. C'è sempre la scelta, la fantasia eccetera. Però devo confessare che io non compro mai niente. No. Né né stracchino, né mozzarella, né prosciutto perché me lo compra uno dei figli. E per il resto effettivamente non compro tutto questo, sono tutti regali in occasione del compleanno, in occasione eccetera. E quindi io ormai, ma quasi mai ho comprato qualcosa. Dovessi salvare delle cose, hai poco tempo per andare via da casa tua e cosa ti porti dietro di tutta questa quantità di cose che ci sono? Niente. Niente? Non hai il senso del possesso? Non ti affezioni alle cose? Sì, sì. Per me fanno parte della mia identità, della mia vita, questo, eccetera. Però se deve crollare, allora che crolli tutto. Non c'ho via di mezzo di compromessi in genere. Questo viene dalla tua... si può chiamare professione la tua? No, la professione è conseguenza di questo modo di vivere e di non fare compromessi con niente... Ma cercare quello che è la realtà vera degli esseri umani, tutta la mia vita è andata in quel modo, di cercare di andare a fondo e quindi scontrarmi con tutto quello che viene detto, ma io mi sono scontrato sempre con la psichiatria organicista, con la design di Biswanger, di Heidegger, eccetera, perché ho denunciato che era un pensiero nazista. E quindi questo viene detto, scontrato con la società di psicanalisi, dico che Freud è un cretino, eccetera. Sì, è faticoso? Fa parte della cosa, no, la fatica io non la conosco, basta un pisolino, basta dormire, dormo bene. Parliamo ancora di casa, la prima casa di cui tu hai memoria? Quando sono nato. Mm-hmm. Una memoria di una lampada che pendeva dal soffitto su pareti rosa, basta. Questo è il primo. Poi a 6 anni feci una separazione, cioè mio padre
portò tutta la famiglia in un altro paese dove aveva vinto un concorso, eccetera, eccetera. E lì mi liberai della famiglia. Avevo 6-7 anni, uscivo la mattina e tornavo la sera. Così piccolo? Andavo per i campi, andavo quando c'erano le pasture, ho raccontato un po' tutto sull'Est, che pascolavano le pecore e io stavo lì, oppure vado da un'altra parte. Durante lo sfollamento sono tornato in campagna, per ovvie ragioni di sfollamento, e allora facevo il contadino con i contadini. Pastorello, a 6 anni? No, andavo al contadino, guidavo anche un carro e mi sono rotto un braccio. Perché il carro si rovesciò. Siamo davanti a un piccolo angolo pranzo con un tavolo molto originale, con delle sedie anche fatto qui. Fatto io anche questo, tutto fatto io. Anche le sedie, pensate, anche una gialla e una blu. Esatto. Ma è vero che il blu è un colore... forte, un po' freddo. Rappresenta un po' la nascita, ma meglio il verde. Meglio il verde, vero? Infatti per quello... è più morbido. L'avevo letto da qualche parte. Allora, ci lasciamo per pochissimi minuti, ma ci ritroviamo sempre qui a casa di Massimo Fagioli. A fra poco, magari mi porti nel tuo studio? Ma senz'altro. A fra poco. Siamo sempre a casa di Massimo Fagioli, ci siamo spostati in questo ambiente che, per descriverlo a chi ci sta seguendo da casa, è intanto luminosissimo, perché è praticamente una vetrata unica, no? Sono vetri sui tre lati e anche un pochino sul quarto, perché anche il quarto in alto è una vetrata, immersi nel verde. Questo è il posto dove lavori? Questo è il posto dove lavoro, anche se non esattamente questo, ma quanto questo qua, la scrivania. Qui scrivo, lavoro no, il lavoro è un altro studio che sta a Trastevere, eccetera, ed è un grande studio perché c'entrano centinaia di persone. La scrittura è, diciamo, una cosa che tu decidi tu, i tempi della scrittura, il momento in cui... Veramente no, perché ormai non c'è tanto un comando, un ordine, ma è un ritmo di vita che è diventato da 5 anni e mezzo, dal febbraio del 6, io ogni settimana scrivo 2 pagine con 9.000 battute. Ma come mai ti ricordi il febbraio del 6? Perché è stata una cosa... Perché da lì è venuto fuori il settimanale Left. 18 febbraio del 6, il primo numero in cui c'era il mio articolo, perché il Luca Bonaccorsi, che era il direttore di quella volta, mi chiese: poi senti di collaborare? Ho detto sì, eccetera. Una parola che ti piace, a proposito di scrittura, c'è una parola, se, così, distinto, anche se mi hai detto che il distinto non esiste, una parola che ti piace? Non so, a me me ne piacciono tante. No, a me piace buongiorno. Perché? Perché mi piace buongiorno? Mi mette di perché suona bene. Togliere alle parole il significato. Sì. Perché seguire soltanto il suono, sì. Quello che fanno i poeti, che... tolgono il significato delle parole che indicano le cose materiali. Ma si può anche trasformare il significato delle parole, secondo te? Sì, è quello che sto sempre facendo io. In particolare questa cosa che adesso è ben venuta fuori nei giornali, un dibattito, ma direi più che nazionale, dell'annullamento. La parola esiste, c'è la pulsione, l'annullamento lo hanno detto sempre alla stazione, il treno numero, qua è stato, la corsa è stata annullata. Il volo numero a Terapesca è stato annullato, chiaro, tutti i volti per il maltempo. Io ho preso questa parola e l'ho data a una pulsione invisibile che non è stata mai scoperta, una pulsione di annullamento, per cui accade che un padre lascia la bambina nella macchina e poi loro dicono: se la dimentica. No, non è dimenticare le chiavi di casa, non è dimenticare gli occhiali. Quello non esisteva più,
rendere non esistente. Tanto più che è tornato dopo un'ora, ha sentito un lamento, dice ma sarà il cane. Proprio l'ha cancellata dell'esistenza. Il passaggio dalla distruzione, uccidere, eccetera, eccetera, alla non, un'aggressività invisibile legata alla nostra attività. La parola è quella, però gli ho dato più che un significato, un senso completamente diverso. Torniamo a questo ambiente, è un ambiente con pareti gialle, anche qui ci sono tanti colori, ci sono mobili, questo tavolino degli anni 50 bellissimo, piante, che cos'è che ti rende felice? Ah, il rapporto interumano soltanto. Ah sì? Diciamo essere in un ambiente esteticamente o per una serie di motivi... Mi fa star bene, ma proprio questo parolone di rendere felice, no, anche se io non seguo la felicità e non perseguo... il lavoro che faccio di cura per dare la felicità. Io mi interessa l'identità, che ogni persona realizzi la propria identità. Poi la felicità se la trova, non occorre che ce la spingo io, eccetera. È faticoso avere la consapevolezza di queste cose che tu mi stai raccontando, è faticoso? Non direi è faticoso, ma anche addirittura drammatico. Quando, vivendo questa cosa oltre la ragione, nell'inconscio, eccetera, viene fuori una violenza di quella invisibile, di cui se la mente è solida resiste, se no è il corpo che ne risente, per cui viene il malessere. Avere questa sensibilità per cui si comprende, si intende, si intuisce, quella la realtà umana dell'altro nascosta anche di fronte a gentilezza, sorriso, eccetera, il corpo reagisce facendo quello che chiamano reazioni da stress. Stress sì. Non è tanto la cosa quanto conosciamo quando c'è un'altra persona che in verità è violenta dentro, nega, non c'ha l'affettività sufficiente di pensare all'identità altrui. Certo. Quello che conta nell'amore è perseguire l'identità. Noi non abbiamo poi in realtà parlato della tua attività di sceneggiatore e di regista. Che qui ci vorrebbe un altro mezz'ora di... È una lunga storia che dura da... Io ho mai fatto... Accadde il 15 febbraio del 77. Hai un ottimo rapporto con le date, è un grande rapporto, io non mi ricordo. No, sì, l'importante è vedere collocare bene il movimento del tempo. Sì. Capitò questo regista ormai ben famoso e venne ai seminari e lì stavamo ancora all'istituto di psichiatria nel 77, eccetera, e niente. Poi cominciò a venirmi dietro chiedendo analisi individuale. Io rifiutai sempre. Niente, l'analisi è questa collettiva. Di gruppo e collettiva. Già nel 77. Poi fece salto nel vuoto, aveva già fatto il gabbiano. Fece salto nel vuoto. Poi dopo salto nel vuoto siamo appunto lì. Mi chiamò nelle interviste come se gli c'entrassi qualcosa, il fatto che lui, essendo venuto ai seminari, quindi con questa emergenza dei sogni, con questa interpretazione dei sogni, acquisì una conoscenza di fatti. Salto nel vuoto mise anche i sogni, quello delle spade, della sì. sorella, eccetera, eccetera. Fatto questo, sono andato... sul set, dicevo dopo, perché non vieni sul set? Io sono andato, ho fatto le scene, le ho fatte io, eccetera. Lì c'è anche un video che è stato registrato e documentato, eccetera. E poi dice, ne facciamo un altro, Ho fatto la sceneggiatura della condanna, tutto da solo, eccetera, che prese l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. You see and
noi ci salutiamo per voi da casa, ma io rimango a parlare con Massimo Fagioli perché devo chiedergli due o tre cose, mi devo far spiegare due o tre cose. Quando vado via, oltre che ringraziare, io chiedo sempre a chi ci ha ospitato come gli piacerebbe che chi ha visto questa intervista pensi a te, cioè hanno visto parlare Massimo Fagioli in questa bellissima casa nel centro di Roma con questa vista splendida, ma soprattutto abbiamo sentito quello che tu ci hai raccontato. Come ti piacerebbe che chi ha visto l'intervista pensi a te o si ricordi di questa intervista? Non lo so, così come sono, intanto si vede. Qui adesso siamo in una situazione in cui ci sarebbe da dire tutta la storia, che c'è stata tutta una storia di alcuni giornalisti, eccetera, che hanno montato su, instigati dalla società freudiana, per cui mi facevano passare per guru indiano, eccetera, sono stati 30 anni, eccetera, adesso pare che la cosa sia passata. Per hanno smesso di farti la guerra. Vedi. E il Corriere della Sera, la definizione è psichiatra inventore dell'analisi collettiva. Sono finalmente diventato psichiatra e io lo sono da 50 anni e passa. Psichiatra, ma anche abbiamo scoperto appunto sceneggiatore, regista, artista. C'è questa realtà umana e non si sa se è la realtà umana che ha fatto lo psichiatra o è lo psichiatra che ha fatto la realtà umana. Grazie dell'ospitalità.